Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, qui vi parla Essimdon 2000. E oggi ragazzi siamo tornati su Batman Arkham Knight per il 14° episodio della nostra fantastica serie. Ragazzi, come in ogni episodio vi invito sempre a lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto. Ovviamente vi invito anche a commentare, sempre fammi sapere cosa ne pensate del gioco e della serie, di iscrivervi soprattutto al canale e di attivare la campanellina per non perdervi appunto i prossimi video. Prima di iniziare ragazzi, volevo chiedervi scusa se in questi ultimi giorni non ho pubblicato altri video su Batman, ma sono stato davvero intasato dagli impegni, mi dovete scusare perché infatti avrete notato che io pubblicavo un episodio al giorno alle 3 del pomeriggio. Quindi se per caso qualcuno si è preoccupato che non porto più episodi alle 3 del pomeriggio perché sono stato davvero intassato dagli impegni. A questo punto, ragazzi, però ho potuto liberarmi un po' e subito mi sono messo a registrare. Quindi direi di riprendere subito con la nostra Bat avventura nell'ultimo punto in cui ci eravamo appunto fermati. Let's go! Dunque, ragazzi, se vi ricordate, nell'ultimo, diciamo, episodio, nel 13° episodio, siamo giunti qui nel dirigibile di Simon Stagg dopo anche aver recuperato un nuovo gadget di Batman, ovvero l'infiltratore remoto, che ci serve appunto per accedere alle zone più riservate. Appena siamo entrati abbiamo notato che i membri dello Spaventapasseri e del Cavaliere hanno ucciso tutte le guardie appunto al servizio di Stagg. E proprio in questo punto, se vi ricordate, abbiamo trovato Stagg, abbiamo anche sconfitto i miliziani e abbiamo notato che Stagg praticamente è stato anche, diciamo, preso di mira dallo Spaventapasseri e dal Cavaliere. Abbiamo sconfitto i miliziani, però purtroppo prima che riuscissimo a continuare a parlare con Stagg siamo stati un'altra volta intasati da Joker e dalla, possiamo dire, dall'illusione di tantissimi Joker, purtroppo a causa della tossina di cui Batman in questo momento è, tra virgolette, prigioniero. E nell'ultimo episodio Simon Stagg è stato portato nell'alto dirigibile, quindi dobbiamo assolutamente raggiungerlo e scoprire appunto cos'altro sa. E credo che l'unico modo per riuscire a passare è utilizzare il nostro caro infiltratore remoto. Allora, ecco qua, vediamo un po' la nostra cara password di oggi quale sarà. Allora, acidi nucleici, ottimo. Allora, speriamo soprattutto che Joker non ci faccia altri brutti scherzi perché veramente l'altra volta ragazzi, cioè l'altra volta nel precedente episodio, veramente ci ho ostacolato tantissimo. Allora andiamo. Oh! Questa è una brutta cosa. Come faremo? Crane ha portato Stagg sul secondo dirigibile, ma ci sono dei mitragliatori di guardia. Mi perdoni un momento, sir. Esatto. Le planimetrie mostrano un terminale della sorveglianza nel laboratorio di ricerca a poppa dell'aeronave. Da lì potrebbe neutralizzare i mitragliatori. Grande Alfred. Distruggi i mitragliatori nel secondo dirigibile. Ok, va bene. Quindi ragazzi dobbiamo distruggere appunto quei mitragliatori, perché appunto Stagg è stato portato nell'alto dirigibile. Ok, allora dobbiamo andare di là. Va bene, ma come? Vediamo un po' una cosa. Dobbiamo andare di là. Ma di là però come? Allora, proviamo a prendere la parte in cui abbiamo utilizzato per arrivare. Ah no, non possiamo, quella è l'altra parte, questa è chiusa. Ok, quindi non possiamo usare altre parti lì, ok. Allora, dunque. Tra l'altro ho notato che appena ho aperto quella parte, qua sotto pure si è aperto. Allora, e qua sta questo dispositivo che però purtroppo non posso. Protezione codificata con un'impronta vocale specifica. Questi punti di accesso sono programmati per riconoscere solo Stagg. Ah, quindi non possiamo entrare perché ce n'è un altro anche qua. Ok, quindi Batman, tu mi stai dicendo che di qua appunto non possiamo andare, ho capito. Va bene, allora come. Ecco quel maledetto che nell'ultimo episodio mi ha fatto veramente imbestialire. Cos'altro c'è adesso? Beh, passa. Ci sei quasi. Sento che stai perdendo il controllo. Ancora un po' di quel gas allucinogeno e sarà tutto finito per te. Senti, Joker, meglio che non parli ancora, che già nell'ultimo episodio mi ha fatto veramente incazzare. Ok, quindi, vabbè, l'unica cosa che fai buona è che quando ti metti da una parte possiamo capire cos'è che dobbiamo fare, perché ci dai degli indizi. Allora, abbiamo un'altra volta messo questo dispositivo qui così possiamo controllare, un'altra volta la stabilità del dirigibile. Ok, va bene. Che sono questi? Forse dovremmo usare questi scatoloni, credo, perché, cioè, non penso. Infatti, vedete, lo possiamo inclinare. Però il fatto è che. Eh sì, penso che dovremmo usare questi scatoloni, allora dobbiamo scendere qua giù, penso.
Ok, va bene. Vediamo un po'. Una grata a terra. Ah, potremmo entrarci da qui, vediamo. Vai. Eccoci qua. Ah, ok, quindi qua sarà una sorta di... cioè, posizione strategica con cui poterli utilizzare. Allora, vediamo un po'. Allora, proviamo a metterli di qua. Ok, sì, perché là ce ne sono altri. Ok, perfetto, e così va bene. Pensavi di avermi fermato alla Ace Chemicals, Batman? Sentiamolo. Hai solo rimandato l'inevitabile. Gotham è mia, posso farne quello che voglio. E lo stesso vale per la tua amica. Povera piccola Barbara Gordon, chiudi gli occhi. Riesci a vederla? Tutta impaurita al buio. A maledire l'eroe che l'ha delusa. È diventata la tua debolezza, la tua ossessione, trascinandoti sempre più nell'abisso. Potrei farla uccidere in questo preciso istante. Sarebbe crudele, sadico, brutale, ma ho altri piani per voi due. Anch'io ho un piano per te, ed è quello che avevo dall'inizio, appena ho scoperto che hai preso il controllo di Gotham, ovvero quello di prenderti a batmazzate finché non implori pietà. E fidati che sarà la cosa che farò appena ti trovo. Cioè, appena ti trovo, già ti ho trovato l'Ace Chemicals. Diciamo che neanche... non mi aspettavo di fermarti così facilmente, spaventapasseri all'Ice Chemicals, era troppo facile, eravamo appena agli inizi. Cos'è un altro? Dove porta questo? Proviamo un po' a vedere. Non mi aspettavo di fermarti lì, sinceramente. Ah, un trofeo, vabbè. Però, tu sei sempre stato uno dei nemici più imprevedibili, ecco. Quindi a questo punto diciamo che possiamo dire una cosa molto semplice, ovvero che, ripeto, ciò che ho detto dall'inizio, appena ti trovo, di nuovo, sei finito. Allora, dunque, fino a qua diciamo che stiamo andando abbastanza bene, allora dovremmo muovere questo di qua. Ok, poi fermiamolo. Ah, ok, sì, come pensavo. Fatto. Ok, tu mettiti qua dentro. Eccellente. Allora. Un altro ancora. Ah, però c'è pure questo. Questo qua lo fermiamo, altrimenti veniamo schiacciati. E quello se ne va a sinistra. Ok, e ce l'abbiamo fatta. Comunque, sì, cioè, non mi aspettavo di farmelo così facilmente, era troppo semplice la cosa. Esce dalla grata, ok, ce l'abbiamo fatta in tutto questo. Allora, dovremmo andare di qua e vediamo un po' dove ci porta il nostro bat destino. Ecco, un altro, guardate quanto sangue, quanti morti. Un altro che non vedo l'ora di incontrare, tra l'altro, pure per tutte queste vittime qua, è il Cavaliere di Arkham, che proprio ha puntato Batman in una maniera incredibile. Cioè, Batman ha tantissimi nemici, però questo proprio... veramente, l'ha proprio preso di mira in una maniera incredibile. Cioè, lo vuole morto a tutti i costi. E spero soprattutto che... di qua, sì. Che Spaventapasseri non faccia nulla ad Oracle, perché veramente... ci manca solo questo. Ok. Noi comunque dobbiamo andare di qua, giusto? Sì, di qua. Allora... Senti, a proposito di quel che è successo laggiù, non cercavo di uccidere te, ma solo la tua mente. Allora, amici come prima? No. Già, amici per la vita. Credici. Comunque, non dare la colpa a me. È colpa di Crane e del suo miracoloso Elisir Libera Joker. Cioè, vedete, stava cercando di prendere il controllo della mia mente. Allora, di là non possiamo andare. Penso dovremmo andare di qua allora. Vai. Allora, a fuori portata. C'è il terrore, quindi sarà un incontro stealth. Ok. Eccoci qua. Avete un clandestino a bordo! Trovatelo! Non ci credo, Batman non è così stupido da tentare di salire quassù. Siamo in un dirigibile. Tu sali a bordo e già morto. Non datevi delle arie, non siete nulla in confronto a lui. Usate bene quel drone. L'unica cosa buona che hai detto da quando ti ho conosciuto, Cavaliere di Arkham, infatti, guarda qua. E uno. E due. Voi due sistemati al massimo. Addio drone. Ok. Allora, il prossimo che prenderò, vediamo un po' chi potrebbe... ma c'è anche il... quello mi sembra che sia il medico. Sì, è il medico, quello là. Vedete, ragazzi, dovete essere molto attenti perché è in grado di far, diciamo, di portare
in sesto quelli che io ho sistemato. Allora, cerchiamo un po' di eliminarlo. Ok, vediamo un po'. No, tu non lo rianimi. Vieni qua. Vieni qua, facciamo due chiacchiere avanti. Quanto è bello fare il medico, eh? Quanto è bello. Uno, non mi guardare. Non mi guardare, dai. Vabbè, ho capito, ti levo l'arma così. Combatti da uomo. Avanti. Ecco fatto. Visto, senza arma sei più forte. Scherzo, sei una solita merda. Adios, ragazzi. Ma tu sei qua. Facciamo due chiacchiere. Ecco fatto, chiacchiere finite. Ops. Saliamo. Il sistema così, vedete? Allora, piano piano. Ah, ma ci stavi anche tu addirittura. Ma non ti avevo visto. Ma tu guarda, e combatti davvero uno avanti. Ecco fatto. Allora. Ma quello non l'avevo visto. Dunque, a te. Sono qua, tranquillo, sono qua. Ecco fatto. Bel riposino. E anche tu, però a te un riposino un po' più rapido. Ecco fatto. Eliminato. Li ho eliminati. Ora posso usare quella console per neutralizzare le difese del dirigibile. Bene. Cioè, vedete, questo cavaliere proprio ha già pronta una frase per tutto per riuscire a ridicolizzarci. È una cosa assurda. Perché sa che Batman che gli ha fatto di così male. Allora. Ecco, questo è il computer che dovremmo utilizzare. Vediamo. I comandi dell'armamento sono bloccati da un rilevatore impostato sulle impronte di Stagg. Mi servono le impronte complete per entrare. Forse le telecamere di sicurezza possono aiutarmi. Le immagini potrebbero mostrare se le mani di Stagg hanno toccato delle superfici durante il sequestro. Potrei ricostruire le sue impronte da quei punti. Ok. Quindi questo è lo stesso sistema che abbiamo utilizzato per rintracciare il cavaliere di Arkham con Oracle. Quindi più o meno già so utilizzarlo. Ci sono quattro telecamere. Allora, iniziamo da questa, vediamo un po'. Quello penso, mi sembra che sia proprio lui. Penso, vediamo un po', allora andiamo un po' avanti. Vediamo un po'. Il cavaliere! E Stag, l'ha buttato proprio per terra. Allora, ecco, lì forse potremmo prendere già un'impronta, vediamo. Stag avrà lasciato un'impronta Sì. là sul pavimento. Meglio controllare gli altri punti che ha toccato. Potrei ottenere una serie di impronte completa. Ok, perfetto. Il cavaliere, cioè, ci vuoi portare Stag con quei capelli? Ok, allora vediamo un po' adesso dove continua. Allora, vediamo un po' se qua accade qualcos'altro. Dunque. No, mi sembra di no. Per ora. Forse dovremmo andare nell'altra telecamera. Proviamo un po' a vedere. Proviamo questa. Vediamo un po'. Vediamo. Aspetta, ah no, no, devo tornare indietro perché. Ah, quindi questo. Questa parte qua comprende praticamente tutte e quattro le telecamere. Non è che è uno spezzone per tutte e quattro. Infatti sto tornando indietro. Ok. Però stai calmo, cavaliere. Cioè, che ha fatto quello. Cioè, ma questo. Comunque, appoggiato per terra. Ha toccato il suolo lì dopo essere caduto dalle scale. Dovrei cercare altre Ok, impronte. vediamo un po' se tocca qualcos'altro dopo. No, lo butto sempre così. Cioè, proprio per dire. Niente, questo proprio è esaurito al massimo. Di là. Ha toccato quel parapetto quando si è rialzato. Dovrei cercare altre impronte e ricostruire la serie. Ok. Poi dovrebbe esserci l'ultima telecamera. Ah, l'avevo portata così, perfetto. Eccoci qua i miliziani. Vedo la mano. C'è un'impronta della mano di Stag all'uscita. So Ok. dove Stag ha lasciato le sue impronte, non devo fare altro che scansionarle. Ok, le abbiamo trovate tutte quante, perfetto. Ricostruisci le impronte digitali della mano destra di Simon Stagg per accedere al sistema di controllo del mitragliatore. Ok. O del dirigibile, comunque beh. Allora, vediamo un po'. Ah, la scansione delle prove, perfetto, vediamo un po'. Eccolo là, Qual è l'idea qui? Cercare una Qui c'è corrispondenza l'impronta di mettendo un insieme tutti indice. questi minuscoli Ancora tre pezzettini. luoghi da Oppure, a scansionare. proposito di pezzettini, cosa credi che faranno a Barbara? Ok. Zitto. Niente, guarda, ma ti prego, non pa. Eccone un altro. Non parlare più, gioca per favore. Ok. Sono riuscito a ricostruire l'impronta del medio di Stag. Ancora due scansioni. Bene.
Allora, se non ricordo male, l'ha buttato per le scale e poi dopo. Infatti è entrato di qua. Ho completato la ricostruzione dell'impronta di Steg. Resta un sito. Perfetto. Poi se non ricordo male è andato verso l'uscita dove c'erano i miliziani, penso di qua, e infatti eccolo qua. Eccellente. Ho il set completo. Ora dovrei avere accesso al sistema informatico di Steg. Molto bene. Comunque spero vivamente che Barbara stia bene, soprattutto. Cavaliere di Arkham, cioè, era un pazzo esaurito che proprio ce l'ha con Batman, Steg l'ha ridotto in quel modo, proprio, cioè, una cosa assurda. Ancora tua, cosa ci dice Così adesso? userai una ricostruzione dell'impronta della mano di Steg per accedere al computer? Oh, Esatto. geniale, Batman, davvero! Oh, trovato! Quando ci sei, entriamo nel suo profilo di dating online. Piacere. Non posso neutralizzare a distanza i mitragliatori dell'altro dirigibile, ma posso controllare quelli su questo. Ottimo. Vai. Bene. Così li abbiamo distrutti. Le armi sono sistemate, tocca allo spaventapasseri. Ah, finalmente, insegue lo spaventapasseri sul secondo dirigibile. Ora ci siamo, siamo più incazzati che mai e più preparati che mai. Adesso possiamo andare. E adesso che ci penso, ragazzi, ora che abbiamo le impronte delle mani di Steg, potremmo utilizzare anche le porte delle sue impronte, perché prima non me le facevo usare, perché si viveva la sua impronta. Proviamo con questa. Vai. Oh, sì. Identificazione confermata. Buonasera, signor Steg. Adesso abbiamo accesso a tutte le porte. Perfetto, siamo dei grandi, Batman. Andiamo e inseguiamo con lo spaventapasseri. Chi ci chiama? A proposito dell'identità di quel cavaliere di Arkham. Che hai scoperto? Nulla, sir. Nessuno degli ex detenuti di Arkham City è ancora dispersi. Corrisponde al profilo del cavaliere. Amplia la ricerca. Quando Joker ha preso Arkham, molti pazienti sono evasi. Cerca un giovane con esperienza militare. Sto scaricando i file ora. Speriamo Alfred, pure perché, cioè, tra l'altro noi parliamo del cavaliere di Arkham, ma non sappiamo esattamente chi è. Effettivamente chi è? Diamo un po' la password. Lipidi. No, era Lipidi. Sì, è Lipidi, Lipidi. Ok, grande sequenziatore. No, una volta avevamo il sequenziatore crittografico, mi manca. È un peccato che l'abbiano tolto. Beh, comunque, l'infiltratore remoto è il suo successore. Le tute da battaglia dei miliziani emettono delle scariche elettriche temporanee. Non potrò colpirli finché non cessano. Non cessano. Sono dei cessi, questo vuol dire, Batman. Che poi tra l'altro, cioè all'inizio mi sembrava che lo avesse fatto male. Ok, qua ci sono altri miliziani. Speriamo che Joker non intervenga con l'ultima volta. Iniziamo da questo. Eccoci qua. Usi il battartiglio. Ah, da questi nemici. Ho capito, vieni qua, ti colpisco subito, bello. Fatto, ce ne stanno altri, vieni qua, ti distruggo subito. No, senti, tu non rianimi nessuno, ti rompo la gamba. Rianima la tua cazzo di gamba. E tu rianima questo invece, stronzo. Perfetto, eliminato. Tu sparisci, grazie. Eliminato. Ah, nessuno gli farà del male, tranne io. Tanto aiuto pure questo invece, un bel braccio rotto, ecco. Ripara questo. Senti, tu sparisci, ecco. E sparisci anche tu, perfetto. Tu invece, un bel braccio rotto, ecco qua. E tu invece non ti rianimerai più. Addio. Ok. Ottimo combattimento. Chi ci chiama ancora? No, Scusi per l'interruzione, signor Wayne, ma prego, potrei prego, preparare Lucius. un altro aggiornamento per l'auto se lo scegliesse. Oh, e come? Tu sei sempre il benvenuto, Lucius, ricordalo. Allora, seleziona upgrade. L'altra volta, se vi ricordate, abbiamo selezionato curare il virus CPU. Adesso abbiamo questo qua, il generatore per armamenti MK3. Già l'abbiamo visto, è sempre lo stesso, vediamo. Un upgrade al generatore per armamenti permetterà di sovraccaricare l'armamento secondario della Batmobile. Sarà un avversario temibile, signore. Ok, e l'altro invece? L'EMP, vediamo questo. L'impulso EMP localizzato annienterà i veicoli vicini e i missili in arrivo. Ideale nelle situazioni di accerchiamento. Questo senza ombra di dubbio. Ottima scelta, signore. Niente di meglio di un'esplosione EMP a corto raggio per ritagliarsi una pausa. E non tema, la Batmobile è immune. Batman senza neanche dire una parola, cioè per tipo.
tu fai quello che dico, io ti leggo nel pensiero, cose del genere. Ma io lo dico sempre che tu sei un grande Batman. Allora, adesso possiamo andare lì. Ah, hanno richiuso qui, Avete richiuso? E la riapro, non vi preoccupate. Comunque ho fatto un eccellente combattimento. Peccato per l'incontro stealth, quello là che ho fatto prima. Secondo me, potevo evitare di farmi vedere e dare troppe mazzate. Dovevo essere stealth anche con quello. Però tutto sommato, ce l'abbiamo fatta. Ok. Mi stanno aspettando forse? Perfetto. Calcio. Calcio al finestra implanata. Vai Batman. Ambombazza! Arrivo. Hell yeah! Salve ragazzi, mi stavate aspettando? Non urlare, calmo, calmo, sto qua. Ah, ma non è che si è buttato. Ah no. Però per poco. Come osi tu? Come hai usato? Sì, non mi ha neanche colpito. O forse sì, non mi sembra che mi abbia colpito con l'estintore. Comunque, sparisci. Ecco. Boom. Fine. Siamo stati dei grandi, come sempre. Ok. Comunque, in tutto questo, cioè, non mi sembra che si sia buttato quello là che stava correndo là come un pazzo verso di me a costo di... cioè, farmi fuori. Voleva buttarmi con lui praticamente nell'oblio. Allora, qua abbiamo altri contenitori. Comunque c'è un bel po' di cose qua. Ah, proprio questo morto, questo era rinchiuso tipo. Allora, adesso cosa dovremmo fare? Dunque, qua sempre una porta col comando vocale di Stag? Vabbè, questa, cioè, penso che sia chiusa. Infatti, non posso usare questo comando vocale qua. Allora, vediamo un po'. Beh, penso che l'unica soluzione sia appunto quella, ecco, di utilizzare il gel esplosivo su questa parete che si possa distruggere. Ecco, là c'è il mare. Vabbè. Allora, beh, fanculo l'enigma dell'enigmista. Questo poi ci penserò in un secondo momento. Di certo non è nella storia, perché l'enigmista è quello là che rompe più le palle. Ok, fa esplodere. Ok. Andiamo di qua. Signori, un annuncio. Quale annuncio? Il nostro ex amico Mr. Stagg ha dimenticato di tenere il dispositivo nubifragio carico e pronto all'uso. Dovremmo occuparcene noi stessi. Servono uomini nel laboratorio per portare le celle energetiche con cui caricare il dispositivo e altri per difenderle. Non deludetemi. Dispositivo nubifragio. No, questo non l'avevo ancora menzionato, se non sbaglio. Interessante. Allora, abbiamo messo un altro stabilizzatore. Abbiamo messo. Però, dove dovremmo utilizzarlo? Vediamo un po' qua. No, aspetta, però dove dovremmo andare per prima cosa? Vediamo. Dovremmo andare. Credo di qua. Infatti qua c'è il... lo scatolo gigante, possiamo dire. Ok, penso che dovremmo distruggere questa parete allora. Ok, mettiamo un po' più indietro possibile. E adesso vai di così bello. Ambombazza. Adesso ritorna appunto indietro. Bravissimo. E ora vai un'altra volta qui. Sei distrutto. Oh cazzo. Spero di non aver ucciso nessuno. No, adesso io voglio vedere. Ah, vabbè, penso che sia andato in acqua. Cioè, almeno me lo auguro. Sì. Sono andati in acqua sicuramente. Anche perché penso che Batman prima di fare una cosa, cioè, prima di comprare un'azione, sa quello che fa. Ok. Allora, qui praticamente no, non c'è nessuno. Niente di che. Ok, va bene, allora direi che possiamo andare di qua. Perfetto. Dispositivo nubifragio. Ora mi ha incuriosito, Spentapasseri. Scansione trofei attualmente non... Ah, beh, questa la conosco, questa funzione qua. Di, appunto, cioè, mettere in evidenza i trofei che non posso attualmente prendere. Perché, appunto, c'è sempre questa cosa qua dell'impronta vocale. Qua è chiuso, vabbè. Allora, qua che... sto iniziando a vedere un po' di paura, non so perché. Questo tra l'altro qua è morto. Là c'è una parete che praticamente si può distruggere. Però ragazzi, sapete cosa vi dico? Direi che l'episodio di oggi può finire qui. Ci fermiamo proprio in un bel punto.
un bel punto proprio per riuscire a concludere l'episodio, perché tra l'altro qua succedono ancora molte e anche parecchie cose. Però detto ciò, direi che possiamo concludere qui l'episodio, ragazzi miei, spero ovviamente che vi sia piaciuto, ovviamente io vi invito sempre a lasciare un bel mi piace, invito a lasciare un like appunto, di commentare, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Detto ciò, ragazzi, direi che a questo punto noi ci fermiamo qui e ci vediamo appunto nel prossimo episodio. Ciao ciao ragazzi, alla prossima!